Imparare a vedere e sentire Cristo nell'uomo e lavorare sempre con zelo e con ardore per la causa di Dio attraverso l'uomo concreto. Queste le parole del Vescovo Armando sabato 13 maggio all'Istituto Don Orione di Fano in occasione della festa di San Luigi Orione. Nel saluto di benvenuto durante la celebrazione eucaristica, Don Giorgio Kiulak, direttore dell'Opera Don Orione di Fano, ha ringraziato i tanti intervenuti, il Vescovo, le autorità civili e militari, i sacerdoti, il coro Magnificat di Sant'Arcangelo di Romagna, le suore orionine con le ragazze di Casa Serena, il preside, gli insegnanti e i ragazzi delle scuole orionine di Fano, la casa di accoglienza per mamme, la casa per ferie e i rappresentanti del movimento laicale orionino di Fano. Convinti che l'azione apostolica e caritativa, ha affermato il Vescovo rileggendo un pensiero di Don Orione, rientri nella natura stessa della vita religiosa e cristiana, occorre quindi seminare Cristo, la fede, la civiltà nei solchi più umili e bisognosi dell'umanità. Un aspetto che mi pare consueto nei santi dell'Ottocento e Novecento, ha concluso il Vescovo, è in fondo una fede che umanizza. Santi che hanno lavorato sulla crescita dell'umano e non sono fuggiti nelle devozioni avulse dall'umanizzazione. E in questo periodo credo sia una grande provvidenza avere questi santi. La festa è proseguita con un momento conviviale e con una rappresentazione teatrale a cura degli alunni delle scuole orionine di Fano.